norma, i salariati la devono per loro, quindi c'è un'immunità, io voglio questi diritti. E quando si rinnova, quando si rinnova, facevano di notte, iniziano a urlare per i piccoli. Così le persone avevano paura che erano i mannari, nessuno usciva e loro, notte tempo, potevano godere l'inferno purgatorio, dipende ogni, o il monaco, ogni posto aveva un paese della sua nome per chiamarlo, senza partire da nessuno e poi ad andare a vedere. Ma c'è rispetto alla, al racconto c'è una cosa in particolare di cui ti voglio raccontare. Quando racconta che la maestra Ciarocchi, se non sbaglio, sì, che aveva seguito insieme ai suoi ragazzi, aveva seguito tutta quanta la lavorazione, gli diedero una fetta di pane e ci mettono sull'olio vergine, l'olio vergine. Allora, questa parola è la prima volta che mi sono imbattuto, sono rimasto perplesso. Perché chiamavano olio vergine questo olio? Ho fatto qualche ricerca e alla fine l'ho trovato, secondo me qual è il motivo. Era una cosa molto interessante perché ci fa capire quanto la legge è stata, diciamo, poco chiara e ha fatto sì che le persone, soprattutto gli anziani di un tempo, non abbiano ben capito come funzionava veramente. Vi spiego qualcosa da voi. Allora, voi sapete tutti quanti che il miglior olio è l'olio extravergine, poi c'è l'olio vergine fino all'olio d'oliva. Allora, voi sapete tutti quanti questo, ma però forse qualcuno non sa che in realtà l'olio d'oliva non è un olio che esce dal frattorio. L'olio d'oliva esce dalla raffineria, perché gli oli lampanti, cioè quindi che non possono essere consumati perché hanno dei parametri chimici fuori scala, vengono distillati e poi viene aggiunta una piccola parte di olio vergine per renderli commercializzati. Il tono all'olio d'oliva in realtà è questo. Però, voi pensate, gli anziani di un tempo hanno sempre parlato di olio d'oliva e ancora oggi, se parlate con un anziano, mi dice, che riporta la frantoria? Porto l'olio d'oliva, non dice porto l'extra vergine. Quindi su questo ci ha giocato la politica, ci ha giocato su questo, perché cosa succede? Prima si parlava soltanto di olio di oliva, poi si inizia a parlare di olio sopraffino di oliva, ma negli anni 60 avviene il cambiamento, cioè inventano di sana pianta l'extra vergine, inventano una parola, perché pensate, fino al 1960 la cosa più pura che si potesse trovare in natura era una cosa vergine, ma loro inventano un'altra parola, extravergine. In questo modo avevano l'extravergine, il vergine, e per magia nell'olio all'altezza dell'olio di oliva ci va l'olio, viene definito dalla legge l'olio dell'industria, cioè quello che era più facile avere per l'industria. Cosa succede però? Le persone non riuscivano a capire bene cosa fosse, però questa parola vergine gli diceva, gli sembrava qualcosa in più, e loro con olio vergine chiamavano proprio l'olio che ottenevano prima della stremitura e prima dell'aggiunta dell'acqua calda. E questa era anche la parte che era montata sul dito. Quindi vedete quante cose si possono trovare da un semplice racconto di anziani con poche scuole spesso, che però con il loro vivere ci fanno capire delle cose anche importanti rispetto all'economia nazionale, non solo, perché loro interessa tutto quanto il bacino del Mediterraneo. Ora lancio un'altra provocazione. È vero, è importante che queste cose se ne parli, che queste cose si facciano ricerche, però per quanto riguarda il racconto di Galtellio, è bene che questo resti sul libro. Cioè, che si stanno perdendo i cervellini è un peccato, ma che non si